Eccoci, benvenuti a una nuova puntata del Vlogmas. In questo momento siamo a Milano, non si direbbe perché c'è il sole. Ogni volta che siamo saliti a Milano io e Lavinia, ultimamente calcolati da novembre, l'acqua saliamo fino alle ginocchia. Sì. In realtà ci siamo allenati con la Pellegrini per vincere le Olimpiadi di Tokyo dei 100 metri stile. Stiamo andando in albergo per prepararci al volo, visto che stiamo andando a fare un'attività fighissima con la Apple. Faremo un workshop di fotografia al telefono. No, nel frattempo un milanese è imbruttito e mi dice che sto andando troppo lento per i suoi gusti. Ah, mi imbruttisce. Ah, siamo arrivati già? Sì, l'ho detto. Abbiamo preso una macchina giusto per fare 130 sì, metri. Questo qui è un posto già libero. Vedi, ammazza Milano. Mio Dio, Milano è una città stupenda. La fortuna aiuta gli audaci. Vabbè, finisco questo discorso appena entriamo in macchina. Sì, in camera, scusate. Vabbè, in un'altra macchina. Siamo arrivati in questa graziosa stanza. C'è anche un bel Van Gogh di quelli originali. Quello che faremo oggi è andare all'Apple Store, quello in via del Liberty, a fare un'attività con la Apple. Io sono molto emozionato. Non è un segreto che sia un grandissimissimo fan. Quindi sbrigiamoci, non voglio fare tardi, non fatemi fare brutte figure. Enrico, come hai letto? Scappato dal Polo Nord, i ghiacciai si sciolgono e Enrico è scappato. In realtà per... Non da tuffo a volo d'angelo. Esatto. Tu hai provato, provato a farlo e sei morto. E non riesco più a alzarmi. Sono precagionevole. Ho passato il mio difesa immunitaria per l'entusiasmo. Ma stiamo scherzando? Cioè, manco a Disneyland. Ora mi butto nella fontana. Gianmarco, ma perché devo farlo? Il mio scopo è arrivare alla mela, vai. Vai. Ma non mi arrestano, vero? Para. La mela. Ora devo tornare indietro. La mia esperienza è troppo bagnato, devo dire. Stiamo facendo laccare Gianmarco dalla linea, che pensa che ci stiamo per preparare per andare a fare un corso a Today at Apple, e in realtà quello che vogliamo fare è regalargli un MacBook. L'anno scorso ci piaceva a Enrico, quest'anno vediamo se ci piaceva a Gianmarco. Lui mi ha regalato Herbie. Non ci credo. Pensava, capito, di essere un signore. Vediamo adesso come la mettiamo, visto che è Natale bisogna fare i signori. Vediamo un pochino. Questo qui è il modello che abbiamo scelto per Gianni. Secondo me gli pigliamo grigio scuro. Grigio scuro ce l'ha già Enrico. Io c'ho il rosa. Prendiamoglielo grigio chiaro se lo vuole, no? No, grigio scuro tutta la vita. Io preferisco grigio scuro. Grazie Harry per entrare nel... C'è Gianmarco. Raga, guardate qua sotto, guardate qua. No. Bravo. Continua a farlo all'infinito. Così piacevole. È bellissimo. Vero? Adesso devo intrattenere Gianmarco, che i ragazzi stanno facendo il computer, quindi... Eccolo. Bello lo store, eh? Madonna. Anche io voglio andare a toccare la mela. Vai. È il tuo momento. Toccare la mela? No, non ho voglia di toccare la mela. Guarda, qua dentro si vede proprio... Mi ricorda quasi il Louvre in certi, come il Louvre, vabbè, il Louvre, però voglio dire, molto stiloso questo posto. Che palla la prova della cascata? Ho lo zaino, c'ho. E dai, volo. Che fate? Stavamo intrattenendo il tuo pubblico, non posso immaginare. Immagino. Ho un qualcosa per intrattenerlo. Auguri! No, non ci credo. È Natale anche per lui. Ma è un computer. Sì. No, vabbè, non ci credo, ragazzi. Ma cosa ho fatto per meritare questo? No, cosa ha fatto per non accorgersene più che altro? Tu dormivi. Ma io, sai, è il corso di fotografia. Sì, ma è, corso di è una calla il corso di fotografia. No, facciamo anche il corso di fotografia. Ma dobbiamo trarti con l'inganno, capito? Non ci credo. Beh, ragazzi, ma questo è il giorno più bello della mia vita. Ma considera che noi parlavamo di che colore sì, era. Sì, che colore tu, e tu arrivavi così. Scusate, questa qui è una cosa che mi hanno detto dentro. Finalmente sono di carta le buste. E questo è carta. È una fibra di carta. Well done. Adesso sarò in paranoia per tutto il pomeriggio con questa busta in mano. Come si dice? Ci piaci! Ci piaci!
Il discorso è che tu e Enrico vi state sbattendo in maniera assurda, no? E quindi l'anno scorso Enrico serviva perché sennò... Sfruttatore! Esatto, non potevo sì. Sfruttarlo. Sfruttami, sfruttami! Quest'anno bisogna sfruttare Gianmarco. Dovrei ripagarlo con tutto il sudore della tua fronte. Guarda, la mia mancanza di empatia non fa vedere quanto in realtà io sono. Lo so, amore, in questo momento... Che cuccioletto, che sei? In questo momento è come se un bambino stesse piangendo felicissimo. Esterno poco. Sta bravo a quale? In realtà sono come felicissimo, veramente. È un momento di gioia puro per me. Si dice in maniera molto semplice. Senta, ci piacevo. Sei stato più fortunato di me che mi ha colto un mutante praticamente. Vabbè, andare alla Apple in mutante a Milano. Dai, basta Enrico. Ragazzi, ma voi... Basta Enrico. Aspetta. Cioè, se no le persone pensano che siamo troppo generosi. Sappiamo anche essere cattivi e egoisti. Molto raramente. Mi piaceva un regalo, eh. C'ho pure il coso di carta. Voi non avete mai avuto. Mi piaceva. Vorrei avere esatto una catena da ancorarmi alla mano. Stiamo per iniziare l'incontro. Adesso veramente faccio una cosa che diverte me dopo che ho aiutato quello a cui ci piaceva. Come? Water resistant. Water resistant. Aveva detto water resistant. Ma non è vero. Vabbè Enrico, ogni tanto fammi qualche ripresa che con questa luce sembra bellissima. Guarda che una sorta di unione tra varie esposizioni di luce della foto che prendi, che fai. Giusto. Dico. Allora, un'unione tra varie foto con luci diverse. Esatto. La nostra 10 punti a Grifondoro. Stiamo andando a fare le foto fuori. Non vedo l'ora di mettere in pratica la mia abilità fotografica. Stacco. Foto di un cieco. Ti stiamo aspettando. Hello? Zaino, io perso lo zaino? Ho perso 7 anni di vita, non capivo da 4 ore. Ah, e 4 ore dopo mi sono reso conto che non ce l'avevo. Vogliamo dire che la mia non aveva l'iPhone per fare le foto e mi è stato prestato? Avevo un iPhone, ma adesso mi stavo prestato un iPhone 11, quindi ciao cari! Enrico, per favore, mi sto buttando in mezzo. Io sono qui per farti perdere la sfida delle foto. Passato, è già finito il tempo. Guglielmo, siamo nelle tue mani perché io ho visto cosa stanno facendo. Gli altri stanno facendo. E fanno cacare, non possiamo perdere. La vedo molto difficile che vinciamo. Sto fotografando gli scavi del tombino arancione. Vale. Smettila, Enrico. Smettila. Sei tu che mi metti l'ansia da prestazione. Alla faccia della performance. Tipo gufo. Dovrò chiedere al pubblico da casa di votare per me. Okay. Sento che sta per partire il tilt. Mantieniti fermo il più possibile. Ti do come gli occhiali che se no. Vai, grazie. Ma si può cambiare il modello? Ma è mia mamma che mi ha fatto così bello o l'iPhone? Guglielmo, ti ho fregato il lavoro, sono diventata la star. Gu, ma stai facendo la cacca per caso? Ho imparato una cosa che non sapevo, ossia che se tu fai una foto live, tipo questa, fai l'effetto, capito? Persone in mezzo a tutta la nostra, la gente che si muove. Ho pensato di farlo anch'io con Gianmarco, facendogli girare il braccio in modo che tu avevi lui e questo ventaglio bellissimo. Questo è quello che è successo. The Ring, Samara, devo forse un po' migliorare la tecnica. Yes. Wow, copertina di un disco! È molto interessante. Guglielmo, è lunga. Sono arrivato a casa, qui da Lu, sto aspettando che mi arrivi il globo, però prima di dormire volevo dirvi solamente una cosa. Che figata! Sono estremamente contento. In primis sono molto contento del regalo che ho fatto a Gianmi. So che gli ha fatto piacere. Sono contento perché, a parte che gli tornerà super utile, e perché così potrò anche sfruttarlo meglio. E inoltre volevo dire questa cosa che ho scoperto in realtà solo oggi, a tutti quanti i vari amanti dell'Apple. Se volete imparare delle cose nuove, ma dalle basi a roba più fighetta, vi scaricate l'app Apple Store, questa qua, non so se vedete, praticamente al centro c'è un pulsante in basso che è calendario. Scusate, sto facendo una ripresa orribile. Vediamo se ve la fa vedere. La cena, aspettate, mi è arrivato un poke. Comunque dicevo, la cosa figa è che se volete imparare a usare meglio i vostri dispositivi, ma soprattutto imparare cose nuove anche da professionisti, come stasera per esempio c'è questo fotografo molto molto bravo. Dov'è il mio telefono? Ce lo sei rubato tu? Calcolate che sono pure gratuiti come corsi, bisogna semplicemente iscriversi. Potete andare, eccolo, potete andare, dicevo, sull'app che avevo detto prima, e qua sotto
tutto, vedete, calendario, vedere tutti quanti gli incontri di questa specie di workshop e segnarvi uno di questi. E sono per tutti, cioè puoi partire dal sono una schiappa col telefono a voglio approfondire architettura e design, o voglio approfondire altri ambiti tipo, che ne so, la musica, il videomaking, la fotografia, il disegno. E secondo me è una cosa molto molto bella, perché è un modo sempre per promuovere la creatività. Detto ciò, c'è solo una cosa che non si può prendere all'Apple, che è questo. Quindi me la magno senza fotografarla nemmeno. Notte, ciao ciao, a domani con un altro Vlogmas. Ciao. Amore, fammi un saluto a tutte le persone con la manina.